Elvira! Vicino! Una cosa terribile! Ma che è successo, Elvira? Che cos'hai da piangere? Mi puoi dire che è successo? Una cosa tremenda! Era vicino a me sull'autobus. Lui lo sorrideva dalla moto, si stringevano la mano, si volevano bene, un attimo dopo lui era morto, schiacciato dall'autobus. Così in un attimo. Elvira, Elvira, chi è? Chi è? Due ragazzi giovanissimi. No, no, basta, piangere. Adesso la basta, Elvira, calmati. Ti ho pensato tutta la notte, sai? Sei stato male? No, pensavo a te, non potevo dormire. Allora, così, pensavo a te, volevo parlarti, volevo, insomma, dirti delle cose. Se hai pensato a me vuol dire che stai bene. L'importante è stare bene, Gino. Vieni, Andrea. Gino. Bisogna veramente stare insieme finché sei vivi. Sì, andiamo, vieni. Va meglio? Sì. Senti, no, avresti mica qualche spicciolo? Io sono senza. Sì. Tieni. Grazie. Ma niente, un'idea così che mi è passata per la testa. Tutti questi anni che siamo stati insieme ho pensato che magari c'era qualcosa che non avevo capito, che non mi avevi detto. Magari ecco un'avventura con qualcuno senza che me ne accorgessi. Insomma, era questo che mi tormentava. Non ho dormito tutta la notte. Che scema, la nostra età. Che cosa vuol dire alla nostra età? Che cos'hai da ridere? Ma niente, siamo stati insieme 40 anni, ma come ti viene in mente proprio ora? Elvira, mi hai detto sempre tutto? Ma certo. Giuramelo, in ginocchio! Ai, ma Gino, non urlare, ti prego. Giuralo, in ginocchio, giura! Ma ti ho sempre detto tutto. Me lo devi giurare, giuralo, avanti, giura! Ma cosa vuoi che ti giuri? Ma che non c'è mai stato niente, insomma. Che non hai avuto un'avventura con qualcuno. Beh, forse una piccola cosa, oddio. Ma è successo tanto tempo fa, non una cosa senza importanza. Non fumare che ti fa male. Ma cosa hai fatto? Ma via! Che male! Gino! Gino, non è stato niente, era... Fa vedere. No, lascia. Era appena nata Patrizia, capito? Tu eri sempre fuori, io ero sola, insomma, siamo usciti una volta o due. Una volta o due volte? Una volta, due volte, non me lo ricordo. Gino, non abbiamo fatto niente di male. Cosa avete fatto? Niente, passeggiavamo, andavamo in un bar sotto casa. Eri innamorata di lui? Beh, pochetto. Non ti avvicinare, tornatene a casa. Mi sono accorta subito che era una cosa di cui non mi portava niente. E tu allora la storia con quella là, eh? Ma se quella sono stato io a raccontartela, non è uguale. Sì, quando era già finita. Che cosa avete fatto? Passeggiavamo. E l'hai baciato? No. Beh, forse una volta. Elvira. Sì? Il nostro matrimonio è finito. Con le figlie e con i nostri nipoti faremo finta di niente, ma noi due a partire da oggi vivremo separati. Oh, Gino. Questo sì che è un bacio, eh?
Elvira! Elvira! Gino! Sei tutto fradicio, ma perché non hai preso l'ombrello, eh? Avevo e anche il capello hai preso. Morivo dalla voglia di vederti. Dove hai detto che andavi? A fare la barba a un malato, e tu invece? In delegazione, ho detto che mi ero perso la carta d'identità. Vieni. Dove andiamo? Tu vieni. Tomato, ma ci pensi, stavamo nello stesso letto, capisci? Tutte le notti potevamo fare l'amore. E non lo facevamo mai. Beh, come sarebbe mai? Qualche volta l'abbiamo fatto. Non me lo ricordo. Elvira, come sei bella. Se l'avessi saputo, tutte le sere, guarda tutte. 3 volte per sera. Beh, forse non ci sarei riuscito. Ci stiamo bagnando tutti, perché non andiamo in un bar? Ci stanno guardando. Ah, basta tirare la tenda. Ah! Ma che vuoi fare? Lascia stare. Eh? Gino! Ti sei fatto male? No, no, tutto a posto, non è niente, no, sto bene. Sto bene, sto bene. Oddio mio, come ti senti? Sto bene, beh. Sicuro? Niente, solo mi è girata un po' la testa. Sto non bene. Non le puoi fare più queste cose tu, su, su, vieni, mettiti sul letto. Vedi che abbiamo fatto bene a prendere ecco la camera con il letto. Ecco. Aspetta, aspetta. Ecco qua. Oh. Ti senti meglio? Sì, meglio, molto meglio. Se però vieni più vicino, starò ancora meglio. Sì. Vieni. Mi hai messo una paura. Allora che vuoi fare? Fumarmi una sigaretta. Tieni. Se solo ci provano mi sentono. Elvira, ho sentito i tuoi passi. Io li sento sempre, anche quando non ci sei. Quando metti in ordine la casa, sai, li sento. Oppure quando stai per venire a letto, ecco, sento tutto. Ti rifaccio il letto, eh? Su.
Ecco, siediti lì. Attenzione alla testa. Ah, come sei bella, Elvira. Sì, curami. Curami se ti fa piacere. Stai buono che c'è la febbre. Chiudo la porta, Sì. Su. Non lasciami stare, su. Stai sì. Buono, stai. Gino, ma che ti prende? Potrebbero arrivare da un momento all'altro. Ma che ti importa? Metti il fermo alla porta, il fermo. Sì. Si sono chiusi dentro. Sono matti. Arrivo. Ciao, mamma. Ciao. Perché vi siete chiusi dentro? Lo faccio sempre quando Ciao, sono nonna. Sola. Ciao, Serena. Ciao, Poletto. Come stai, eh? Come sta, papà? Meglio, meglio. E mi apri, per favore. Ciao nonno. Ciao Sereno. Come stai papà? Sono guarito. Ecco fatto, possiamo andare. Però prima mi voglio fumare una sigaretta in santa pace. Ah, vuole una? Sì. Grazie. Tutte le sere quando vengo ad accenderlo ne approfitto per fumarmi una sigaretta e per stare un po' lontano da mia moglie. Sono 20 anni che stiamo insieme, sono troppi. Viene ad accenderlo tutte le sere? Sì, c'ho la licenza, però ho pure il ristorante. E qui ci devo ritornare un'altra volta la notte per controllare che tutto è in ordine. Qualche volta hanno sfondato la porta e hanno rovinato tutti i macchinari. Sono ignoranti. Non lo capiscono che il faro acceso deve restare. Non potremmo fermarci qui a dormire una notte? Vi auguro un buon Natale e un felice anno nuovo. Noi stiamo bene, anche se qui fa piuttosto freddo. C'è sempre molto vento. Temevo che il mare mi facesse male, invece siamo diventati amici. Il nostro lavoro è molto semplice. La sera si accende il faro e la mattina lo si spegne. Il custode del faro non ha detto alla moglie che noi siamo qui, perché non voleva rinunciare alla sua ora di solitudine. Così ci viene a trovare tutte le sere. Se ci penso mi viene da ridere. Il faro serve a lui per stare da solo e a noi per stare insieme. Mi piace questo lavoro, perché mi sembra che il faro vada lontano a raccontare la nostra storia. Vorremmo che voi foste felici come lo siamo noi. Insieme si ha meno paura della morte. Qui si vive con poco e la pensione ci basta. Il nonno sta bene. Ha anche smesso di fumare.